un saluto al presidente che oggi lo abbiamo rubato ai toscani, come è stato scritto e commentato appunto su quello che diceva prima Fattino. Siamo stanchi soprattutto di elemosinare i diritti che ci appartengono. Io lo dico da ragazzo di seconda generazione. È vero che per cambiare determinate leggi c'è bisogno di tempo, lo sappiamo benissimo, è molto difficile, ma quanto tempo? Nel 97-98 gli stranieri residenti in Italia incidevano per l'1,7% sulla popolazione totale, mentre in altri paesi, soprattutto Belgio e Germania, incidevano dall'8 al 9%. Beh, noi oggi viviamo i dati, i numeri che altri paesi vivevano circa 20 anni fa. Io penso sia giunto il momento di cambiare le leggi e di aspettare, non ne vedo il motivo, come non ne vedo il motivo di parlare di emergenza immigrazione ogni estate che passa, dal fatidico 8 agosto del 91, molti dei presenti sono venuti in quegli anni, qualcuno rischiando la vita. La storia della nave Flora ci ha insegnato cosa vuol dire emergenza. I quasi 20.000 cittadini albanesi chiusi dentro lo Stadio Vittoria. Ma che differenza c'è oggi tra lo Stadio Vittoria di allora e il CIE? Cosa è cambiato in questi 25 anni, quasi 30 anni? Poco o nulla. Per quanto riguarda i ragazzi di seconda generazione, oggi ci esponiamo e parliamo a volte in dialetto, è segno di integrazione, è segno di voler continuare in questo paese, di voler continuare a vivere in questa regione. In Toscana un quarto della popolazione cosiddetta straniera, un termine che chi lavora in questo mondo non piace utilizzare, possiamo dire cittadini non aventi cittadinanza italiana. Beh, un quarto di questa popolazione sono ragazzi dai 0 ai 25 anni. Quindi sono giovani, giovani per cui questa regione, questo paese investe, e sono giovani che spesso e volentieri perde, come perde i suoi giovani autoctoni, che vanno a cercare fortuna all'estero. Molti di noi, una volta istruiti in Italia, cercano fortuna nel paese dei loro genitori, perché spesso e volentieri il loro paese, anche se non riconosciuto, è l'Italia. Un neonato su quattro in Toscana, figlio di immigrati, rappresenta il 25% dei neonati. Questi sono dati. Nel 2020 è previsto che la presenza degli immigrati, coloro nati in Italia, che vengono considerati tali, sia 1 su 5. Quindi 1 su 5 nel 2020 sarà figlio di immigrati non riconosciuto da questo paese. Dobbiamo aspettare il 2020? Invito il Presidente a far sì che il nostro territorio, la nostra regione, possa avere il ruolo di promotore per questi cambiamenti, come lo ha avuto in altri aspetti. Siamo felici e fieri di poter vivere in Toscana, dove la nostra voce viene sentita, ed oggi è un esempio. Grazie.